assessori che intendono rispondere alle interrogazioni. Assessore Polo, vi prego. Allora, proprio subito, perché dice il problema c'è stato. Prego i consiglieri di entrare in aula perché siamo veramente ridotti ai minimi termini. Le sue interrogazioni sono state prego i consiglieri di entrare in aula, grazie. Assessore, va avanti. Prendendo atto delle richieste di quello che è successo, cioè misure mostrate che funzionano in casa di integrazione, sono riuscito a reperire alcune notizie che la diversità tra il festival che c'è stata fino ad oggi è stata di questo diverso. L'invitazione della casa di integrazione da parte di un servizio di INPS che deve vedere chi dava al centro a cercare di vedere fare con gli intendenti. Sono riuscito solamente a reperire l'accordo sindacale che fecero il 15 gennaio in Regione Lazio e la lettera che aveva mandato l'intendente ai vari dipendenti in cui l'INPS dichiarava che sarebbe arrivato al segno della parte della casa di integrazione, quindi il centro doveva erogare solamente la parte che era per questo mi sembra proprio un caso anomalo in cui forse non è stato ben accettato la presenza dei segni dell'Inps. Oggi è venerdì pomeriggio, ormai è sabato, domani mattina provvederemo a riportare la situazione nella normalità per quanto riguarda le varie dei dipendenti. Scusa, che vuol dire riportare la normalità? Lunedì capiremo perché l'assegno dell'Inps, perché direttamente viene giocato dall'Inps, la cassa integrazione non è partito come qui risultava la lettera dell'invitatrice, quindi il centro aveva pagato solamente le parti in disorganza, perché con l'accordo sindacale che ci fu un anno e mezzo fa, che è anche riferito a quel discorso che poi facevamo la cassa integrazione, l'adozione che non scelte, ci passa un po' l'uccello solo, ma non è stato più preciso perché riuscirò a mettere tutti i progetti legali perché se non mi ricordo. Quindi la parte della cassa integrazione l'era direttamente l'Inps, il CEP era la parte che era portata dai sindacati per raggiungere quel tipo, quindi che c'ha 40, che c'ha 70, che c'ha 100. Per questo il mostrare che oggi il pubblico mi avete fornito lascia un po' scandaloso visto in questa maniera. Se si proviene a presi in giro per una busta paga questa. Quindi da quello che ho potuto venire oggi, poi vuol dire speriamo di capire perché l'Inps è ancora non dato l'assenso, se no continueremo come presa dell'accordo sindacale, perché qui c'è un accordo sindacale in cui dice che l'Inps avrebbe subito pagato i primi 4 mesi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, e da maggio svengo invece intervenuto il CEP facendosi carico lei in attesa che poi l'Inps continuava. Di quest'anno? Di quest'anno, sì, questo è un accordo che è stato fatto alla cassa di integrazione in regione il 15 gennaio con i sindacati, proprio perché in quel momento ci comunicarono che era il mio tipo di erogazione, quindi con i sindacati facevano un accordo per come continuare, per cercare di superare questo problema che invece puntualmente poi sempre rifiutato. Quindi lunedì vedremo di capire l'Inps se l'assegno sono partiti o sono partiti, se no anticiperemo di nuovo e poi sarebbe duro, ma anche per nessuno delle cose. Quindi il tempo utile solamente per capire domani mattina quello che è successo. Posso Presidente fare solo una prego. Io quello che ritengo opportuno, anzi doveroso, sottolineare che al di là degli aspetti formali, che sono importanti, senza dubbio, noi ci troviamo di fronte a una situazione che sul piano umano è accettabile, cioè ci sono dipendenti, tutto sommato, anche se non direttamente del comune, ma insomma sono dipendenti della pubblica amministrazione che fa riferimento al comune, che non percepiscono, come l'ho detto, uno stipendio. Qui sono problemi seri con cui la gente deve fare i conti tutti i giorni per mangiare, quindi vorrei pregare l'intera giunta di farsi carico di questo aspetto del problema, che è un aspetto, devo ripetere, non solo di carattere formale, di attribuzione di responsabilità, ma di provvedere ad evitare che questa situazione perduri ancora nel tempo. E comunque se dovesse perdurare nel tempo, al di là delle iniziative da assumere per tamponare questa situazione, affrontate pure il problema, dico, se debbono rimanere questi ancora per lungo tempo in cassa integrazione o non sia il caso di ipotizzare una duplazione di quelli che vanno in cassa integrazione, perché non mi sembra che sia giusto che ci siano solo poche persone che devono stare in cassa integrazione.
fino all'esaurimento della carica, tenendo conto, tu non ricordi, che c'è anche il pericolo, spero che non riguardi questo personale, che la cassa integrazione non sia prorogata, che non è che non la sono inventata. Io ho sentito un dibattito in televisione e poi faceva che la Ragioneria Generale dello Stato aveva bloccato un provvedimento del governo che prevedeva la proroga della cassa integrazione, dicendo che non c'erano più soldi. Quindi è un problema serio che riguarda 9 famiglie, spero che non ci sia bisogno di ulteriori sollecitazioni. Grazie. Questo penso che fino ad oggi abbiamo sempre cercato proprio di tenere conto di questi aspetti. Se questo forse era successo e non è riuscito a sapere già in prima mattina di venerdì, forse si sarebbe arrivati anche già alla soluzione, almeno preso atto. Oggi pomeriggio, quando i dipendenti erano qui sul portone del palazzo comunale, da tutti voi che erano stati. Ma è chiave, che non sei informato, ma è una cosa del genere. Che lì c'è andato per segno? Non sono formato, no! Le buste magiche, al punto di vista formale, sono giuste, perché l'altra parte, l'erogata all'Inps, come dice qui la dottoressa che ha scritto anche dipendente, l'Inps non è partito da segno, come posso formare solamente il maggio, perché quella è la parte che sarà a carico della gestione della integrazione, perché come è firmato il diritto di generazione Lazio, è stato rinviato il sistema di erogazione, e fino a qui da tutti i soldi impiegati, quindi il salto del segno dell'Inps è partito, è impossibile che possa avere. Quindi la busta paga dal punto di vista formale, cioè a questi importi del bus, per la parte poi non della società. Poi.